Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News, una proroga di 15 anni per chi già usufruisce di una concessione sul demanio marittimo che potrebbe avere ulteriori incrementi, una buona notizia che giunge dal governo che avrebbe approvato le richieste dei balneari italiani alle prese con la direttiva Bolkestein. Certamente la situazione rimane ancora in alto mare, come ci è stato spiegato la fiducia non manca, ma questo è solo il primo passo verso una legge quadro definitiva. Il tormentone giudiziario che ha colpito Oliveri ha dato avvio a un sacco di commenti. Noi abbiamo raccolto quello del primo cittadino di Orso Marzo, Antonio De Caprio. Non voglio entrare nel merito di quella che è l'azione della magistratura, degli inquirenti. La giustizia farà il suo corso. Il presidente ha dichiarato di voler avviare lo sciopero della fame. Io su questo non mi pronuncio perché, ripeto, il mio essere garantista me lo impone. Sul dato politico invece lo faccio e l'ho fatto anche con te. È un momento triste. Spero che la Calabria di questi momenti non ne debba vedere più. Spero che la Calabria ritrovi la voglia di rialzarsi. Io credo che un'alternativa valida e seria nel futuro prossimo ci sarà. Di fronte ad accuse infamanti ho deciso di fare lo sciopero della fame. A dirlo è stato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a poche ore dal ricevimento del provvedimento di obbligo di dimora per abuso di ufficio. La mia vita e il mio impegno politico e istituzionale, ha detto, sono stati sempre improntati al massimo di trasparenza, di concreta lotta alla criminalità, di onesta e rispettosa gestione della cosa pubblica. I polveroni sono il vero regalo alla mafia. Tra l'altro l'opera oggetto delle indagini non è stata appaltata nel corso della mia responsabilità alla guida della regione. Quanto si sta verificando è assurdo, non posso accettare in nessun modo che si infanghi la mia persona e la mia condotta di pubblico amministratore. Sarebbe come accettare di aver tradito la fiducia dei cittadini. Chiedo chiarezza. Solidarietà anche dai sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino per Oliverio, una notizia che ha sconvolto l'intera regione. Il consigliere regionale Giuseppe Aiete, il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere e tanti altri hanno chiesto chiarezza e sono vicini al presidente e chiedono alla magistratura di fare piena luce quanto prima sulla sorte del governatore. Hanno bloccato la linea ferroviaria di Lamezia Terme e lo svincolo di Cosenza dell'A2. Gli LSU calabresi sono pronti a dare battaglia se dal governo non arriveranno risposte soddisfacenti. La protesta è iniziata ieri, come ci ha spiegato il segretario regionale della Midil CGL Antonio Cimino. Dal 1 di gennaio rischiamo di chiudere tutti gli uffici comunali della Calabria. Non è una situazione allegra quella che si prospetta. Una battaglia che riguarda ben 4.500 precari della pubblica amministrazione. Dal 1 di gennaio il problema sarà dei lavoratori, circa 4.500 lavoratori, ma anche delle amministrazioni comunali, della cittadinanza, della popolazione calabrese, perché qui con noi oggi ci sono i sindaci, tantissimi sindaci che hanno partecipato alla nostra manifestazione, alla nostra iniziativa, e hanno già comunicato che dal 1 di gennaio sostanzialmente verrebbero sospesi gran parte dei servizi pubblici essenziali che sono di fatto mantenuti in piedi dai lavoratori LSU e LPU. La politica locale a Diamante è stata nominata quale assessore esterno all'ambiente e al bilancio Maria Delia Mele, su indicazione del gruppo politico Diamante Futura, una decisione che si trova in accordo con il percorso intrapreso da maggio. Il golfo di Policastro è senza ombra di dubbio uno dei tratti di costa più bello d'Italia, ma in questo arco di paradiso l'assistenza sanitaria ospedaliera si riduce anche più a segnare la lontananza di politiche ed istituzioni. Alcuni anni fa su questo lungo e vasto territorio che tocca tre regioni vi erano tre ospedali, uno per ogni regione, perfettamente funzionanti ed efficienti. Parliamo di Praia a Mare, Maratea e Sapri. La situazione ad oggi è cambiata e sempre a danno dell'utenza. Infatti il primo ad essere smantellato fu il presidio di Maratea,
a seguire quello di Praia a Mare, in questi giorni la lotta intrapresa dai cittadini di Sapri a difesa del proprio nosocomio mette in pericolo anche l'ospedale campano. Così il segretario di IDM Cosenza Raffaele Papa sulla grave situazione che si sta vivendo sul comprensorio. Hauser Università Popolare di Rende Associazione Confluenze presentano l'opera Passo davanti, un bellissimo albo illustrato francese edito in Francia da Flammarion, Moi devant di Nadine Brun-Cosme, con illustrazioni di Olivier Tallec, che dopo essere stato tradotto in lingua italiana da Maria José D'Alessandro, traduttrice ed esperta linguista dell'Università della Calabria, è stato pubblicato dalla casa editrice Coccole Books. Il libro sarà presentato alle ore 17 martedì 18 dicembre presso la sala Tokyo del Museo del Presente di Rende. È tutto, grazie per averci seguito.